Si tratta di un'attività di alternanza scuola-lavoro che è maturata in seguito a un'idea del segretario generale, la dottoressa Piandoro, la quale avrebbe avuto piacere di avere, diciamo così, delle notizie sui dipinti che erano conservati nella sede della Camera di Commercio. Per cui io ho intrapreso diciamo, un laboratorio pomeridiano con i ragazzi, quindi in forma facoltativa, i ragazzi erano veramente interessati al discorso della catalogazione dei beni culturali e hanno svolto queste 20, all'incirca 25 ore pomeridiane, in cui diciamo dopo così una partenza è stata di base ovviamente sulle tecniche della catalogazione, poi abbiamo fatto i sopralluoghi, hanno cominciato a fare l'inventario e a fare le prime schede. E poi al termine del primo anno hanno realizzato con l'organizzazione locale del FAI le visite guidate a una mostra che è stata allestita qui nella Camera di Commercio di alcuni di questi dipinti. Il secondo anno un'altra classe ha proseguito questo laboratorio, abbiamo terminato le schede, abbiamo fatto un libro online e la Camera di Commercio ha deciso di pubblicare questo libro che era soltanto digitale e quindi è stata una bella gratificazione ovviamente per i ragazzi e per la scuola. Poi alcuni di loro hanno proseguito gli studi proprio in questo settore dei beni culturali e quindi diciamo che l'obiettivo dell'alternanza scuola-lavoro è stato egregiamente raggiunto.